5 è un tasto che premuto una volta va e toglie l'effetto prospettico, e premuto un'altra volta lo rimette. Okay? Quindi andiamo nella modalità orto normale, questa qua, e ci vediamo il nostro cubo. Okay? Ora, finora, fino a qui ho de detto delle cose che vi torno. C'è qualcuno che ha esitazioni su queste prime cose? Io suppongo, spero, ho visto anche che c'è gente molto brava qua, quindi queste cose le hai già viste probabilmente. Mi sentite? Sì, giusto? Perfetto. Allora, cominciamo. Mi sentite a strappi? C'è qualcun altro che in generale mi sentite abbastanza bene oppure gli strappi sono comuni? Ah, quando muovo di là. Comunque sto cercando di parlare se ci riesco un po' lentamente e così, così insomma, anche se perdete qualcosina, forse non perdete troppo. Allora, la modalità normale di funzionamento di Blender è quella che viene chiamata Object Mode. In questa modalità è possibile inserire degli oggetti. E come si fa a inserire degli oggetti? Si va in una certa, si mette il cursore in un certo posto, quindi si clicca col tasto sinistro, da qualche parte e si definisce un punto. Ora, il punto è un po' vago dire dove l'ha messo questo punto, perché voi avete un'interfaccia a due dimensioni, quindi lui la mette più o meno in quella direzione lì, però non sapete quanto profonda è lì sopra. Quindi, per capire bene dove ha messo il punto, occorre effettivamente vedere, l'ideale sarebbe appunto vedere la scena, ad esempio, da 1, quindi si vede che il cursore lo metto praticamente qui, quindi se lo metto in una visione frontale, il cursore vedete che è allineato sull'altezza, posso mettere qua. Posso controllare dove lo metto verificando anche sul lato, no? Quindi questo vale per tutte le coordinate, quindi se premo 3 vedete che il cursore è messo alla destra dell'oggetto. E se premo 7 vi fa vedere come è messo l'oggetto sulla piantina rispetto al nostro cubo. Quindi posso, unendo le tre prospettive, quindi la prospettiva 1, 3, 7, posso, diciamo, collocare esattamente il cursore in un punto che mi interessa. Perché il cursore mi interessa? Perché lì, nel punto in cui c'è il cursore, nascono gli oggetti che io creo, quindi il punto di res, si direbbe in Second Life, quindi il punto di creazione. Quindi se io adesso faccio Shift A, quindi vado sulla mia finestra, faccio Shift A, posso aggiungere una mesh e introduco per esempio la Monkey. Vedete che la Monkey adesso, avendo io fatto l'allineamento che avete visto prima, risulta abbastanza allineata con il cubo originale, cioè lo volevo mettere fondamentalmente alla destra del cubo. Questo meccanismo di allineamento sulle tre viste vi è chiaro? Cioè è una cosa abbastanza comune allineare sulle tre viste. Ecco, è talmente forte questo sistema di allineamento che c'è addirittura una modalità intera di Blender che lo esprime. Adesso vediamo. Ce la trovo. Dunque, dovrebbe chiamarsi quad. Vi ricordate qualcuno di voi che lo usa spesso? Comunque, dovrebbe essere, se non vado errato, con alto, vai in alto. Quindi faccio view, toggle quad view, control alt q. Ecco, la mia memoria è sempre bassissima, quindi meno male che ci siete voi. Allora, Ctrl-Alt-Q o Toggle Quad View, vedete che cliccandolo vi fa vedere la scena vista dovrebbe essere Ctrl-Alt-Q, aspetta, Ctrl-Alt-Q, sì. Ctrl-Alt-Q abilita la modalità Quad e Ctrl-Alt-Q di nuovo la toglie. Allora, quando siete in modalità Quad, viene visto esattamente. Praticamente una di queste finestre è libera, che in particolare la finestra in alto a destra, ed è quella che vi permette
di vedere la scena come la vedevate prima, ma le finestre che sono a sinistra, in basso e a destra sono esattamente le tre viste che abbiamo esplorato prima. Quindi, ad esempio, se voi voleste mettere la mia scimmietta, la volete spostare in alto, no? E poi la volete mettere esattamente sopra il cubo con la vista quad, questo diventa facile da fare, no? Perché, cioè, facile relativamente, perché potete allineare esattamente gli oggetti così come li concepite voi, cioè in alto, a destra, eccetera, quindi diventa il modo un po' più effettivo. Ci sono moltissimi altri sistemi di allineamento, ma questo sistema elementare dei quad è uno dei raccomandati dagli esperti per riuscire a capire più o meno dove sono gli oggetti, no? Perché solo da una vista così come quella che vedete, a volte non è facile capire dove siano i vari oggetti. Ad esempio, dov'è la luce, vedete dove sta luce, e diventa difficile da capire. Ok? Allora, questa. Ah, non sente? E mi dispiace, mi diventa difficile. Mi diventa difficile scrivere. Ah, capito, ok. Allora, comunque vi è tutto chiaro questo sistema di allineamento. Ora, però, torniamo al nostro al tema centrale della lezione, che è quella di poter cambiare invece gli oggetti. Mi ha detto che in Object Mode noi possiamo aggiungere degli oggetti e metterli nella scena. Però, se noi abbiamo un oggetto, come ad esempio questo cubo, che è questo, e vogliamo cambiare le caratteristiche di questo cubo, quindi vogliamo fare in modo tale che non sia più un cubo, ma che uno dei vertici si muova, oppure vogliamo aggiungere una serie di altre caratteristiche a questo cubo, dobbiamo andare in modifica, quello che si direbbe in Second Life, di modificare il nostro oggetto, la nostra mesh. E questa modifica la si fa con una modalità che si chiama Edit Mode, appunto Edit vuol dire modifica. Allora, magari togliamo provvisoriamente, poi magari lo rimettiamo, Ctrl Q, così più che altro lo vedete grosso. Okay. Quando andiamo in modalità modifica, vedete che all'inizio tutto l'oggetto è tutto aranciato. Aranciato vuol dire che tutti i punti sono selezionati. Tutti i punti, allora voi sapete, no? Cosa sono i vertici in una mesh? Comunque, i vertici sono tutti questi puntini che delimitano la forma della mesh. La mesh è composta da vertici, che sono tutti questi puntini, composta da linee, edge, che uniscono eventualmente dei vertici, la mesh è composta da delle facce che uniscono eventualmente dei vertici o degli edge, cioè delle linee. Quindi praticamente si dice vertici, sì, abbiamo i vertici, le linee, che però normalmente trovate, linee vengono chiamate all'inglese edges, quindi edges, e poi abbiamo le facce. Okay? Quindi ogni vostra mesh è composta da queste entità elementari. Okay? Allora, una cosa importante è che questi tre elementi delle mesh compaiono nella finestra di edit in questi tre quadratini. Ed è che in uno di questi quadratini c'è un cubo e poi c'è un puntino. E questa è la finestra che dice che si è in modalità vertici. C'è un altro tastino dove c'è invece il cubetto, ma dove c'è un edge. Okay? Quindi queste o linee, se vogliamo dirlo all'italiano, no? Quindi quando clicchiamo qua siamo in modalità selezionata di selezione delle linee. Questo ultimo pezzo invece è la modalità di selezione delle facce. Vedete che quando io seleziono le facce compaiono dei pallini quadrati sulle facce. Quindi le facce vengono rappresentate praticamente con dei pallini. Okay? Allora, però teniamoci i vertici, quindi la prima selezione. Allora, quando siamo in modalità modifica, possiamo selezionare un qualunque dei vertici del nostro oggetto col tasto destro. Vedete, io ho cliccato su questo pezzo, su questo punto, e quindi le freccette mi si sono spostate proprio su quel puntino.
E lui solo è diventato arancione, vuol dire che è selezionato. Okay? Ora, se io voglio selezionare anche altri vertici nello stesso momento, posso usare sempre il tasto destro, ma tengo premuto il tasto Shift. Quindi, se voglio selezionare questo vertice e poi il vertice di destra, clicco con lo Shift e quindi ottengo la selezione di due vertici o anche la selezione di una linea, quindi ho selezionato sia due vertici che una linea. Okay? Tra l'altro, in alto qui mi dice delle informazioni. Non so se lo vedete nel video. Qui abbiamo un'informazione che dice vertici 2 su 8. Allora, 2 sbarretta 8 vuol dire che ho selezionato due vertici. E il mio oggetto in totale è composto da 8 vertici. Ok? Poi abbiamo un'altra cosa che ci dice le linee, quindi dice che abbiamo un totale di 12 linee in questo cubo, di cui ne abbiamo selezionata una. E abbiamo facce, sono 6 facce in un cubo, e noi non abbiamo selezionato neanche una. Quindi se noi continuiamo a premere Shift e selezioniamo il terzo vertice e il quarto vertice, vedete in alto che abbiamo 4 linee selezionate e una faccia. Abbiamo selezionato complessivamente anche la faccia. Okay? Quindi se io voglio togliere un punto già selezionato, basta che lo riclicco con lo Shift e lui va via, viene aggiunto o tolto. Quindi questa, diciamo, è l'algebra, chiamo algebra nel senso della tecnica, per selezionare un vertice o e aggiungerlo alla selezione, okay? E si fa sempre col tasto destro. Tasto destro è la base e poi eventualmente con Shift. Quindi questa è la tecnica di selezione. Poi voi direte: ma cosa serve selezionare un vertice? Serve per poterlo manipolare. Quindi, ad esempio, se io volessi questo vertice che ho selezionato col tasto destro e lo voglio alzare, basta che lo spingo in su, quindi spingendo in su vedete che il mio cubo non è più un cubo, ma è diventato una cosa strana. Okay? Questo quindi sto costruendo una specie di parallelepipedo, insomma, che ha questa struttura. Posso anche spostarlo. Spostarlo ottengo le figure più disparate. Adesso questo è un caso molto elementare, poi ci sono dei casi invece più semplici. Posso sempre tornare indietro col Ctrl Z, quindi facendo Ctrl Z torno ai punti di partenza. Okay? Se io selezionassi invece due punti, questi, posso anche questi muovere due punti insieme, sempre usando la freccia, vedete che la freccia compare a metà dei punti che ho selezionato, quindi posso selezionare queste cose e cambiare anche l'aspetto basandomi su quei due punti. Però quello che posso anche fare volendo è di ruotare o scalare i punti. Ad esempio, se ne seleziono due di punti, posso fare S, quindi posso fare S avendo due punti selezionati. E poi posso, facendo S, posso restringerli, quindi restringere la distanza che li unisce o allargarli. Quindi S scala mi permette di lavorare ingrandendo, diminuendo la distanza dei punti. Se io ho selezionato quattro punti e quindi ho selezionato un'intera faccia, la scala della faccia praticamente, scala tutta la mia faccia, posso ottenere queste specie di effetti. Quindi scalo. Quindi qui la tecnica che poi viene usata moltissimo in Blender è quella di selezionare i punti e di scalarli, eventualmente ruotarli, muoverli, insomma, si possono fare un sacco di cose con i nostri punti. Ok? Ruotare, proviamo a vedere anche la rotazione dei punti. Quindi io ho selezionato questa faccia, mi posiziono in modo tale da averla esattamente frontale, quindi 1, se la metto frontalmente,
1 nel tasserino numerico, posso anche ruotarle. Se io premo R, posso girare, praticamente vedete che riesco a ottenere, posso far ruotare questo oggetto, semplicemente trascinando il mouse. Quando ho finito, premo il tasto sinistro del mouse per completare, oppure il tasto Enter. Quindi ottengo praticamente delle figure, diciamo, un pochino più meno ovvie. Ci sono domande su questo modo, meccanismi di selezione elementare, di scalatura, S per scalare. Tra l'altro, ecco, tra parentesi, invece di premere S per scalare, si può anche agire su questi tre tasti. Questo qui è il tasto di movimento, questo qui è il tasto di rotazione e questo qui è il tasto di scalatura, questo qui, questa specie di freccina. Okay. E quindi queste sono, quindi ad esempio, se io volessi muovere, ruotare le cose, potrei anche semplicemente premere l'arco, vedete che mi compare questo oggetto così, e poi potevo, in teoria posso girare, vedete, posso cliccare sull'arco e ottenere lo stesso effetto di prima. Oppure, se volessi fare la scalatura, clicco su questo simbolo, vedete che ci sono queste maniglie e queste maniglie mi consentono di alterare le dimensioni lungo le scale X, Y, ad esempio, in questo caso, che può essere. Quindi abbiamo visto praticamente anche la possibilità di usare questi tre tasti per controllare, attraverso quelli che vengono chiamati manipolatori. Quindi, manipolatori, cosa sono i manipolatori? Essenzialmente all'inizio i manipolatori sono le frecce, quelle frecce che vibrano. Quindi, se voi avete cliccato sul manipolatore freccia, vedete che la figura le tre figure rosse, verdi e blu sono delle freccine e vi consentono praticamente di spostare in una delle tre dimensioni cardinali il vostro oggetto. Se invece cliccate sul manipolatore curva, il manipolatore diventa questa specie, vedete, di sfera che vi permette di ruotare lungo le varie assi. Quindi potete ruotare il vostro oggetto lungo le varie assi, oppure anche in generale così lungo l'asse perpendicolare come state vedendo. E poi c'è il manipolatore, questo qui che è una specie di freccia, non è una freccia, è una specie di bacchetta magica, non so, quadratino. Questo quadratino permette invece di estendere, eccetera. Ok, allora, questi sono i manipolatori, diciamo, più importanti. La palettina, sì. I manipolatori più importanti che vengono anche chiamati in gergo anche come grab, quindi in gergo sarebbe in inglese poi, quindi grab, rotate e scale. Allora, grab vuol dire afferrare, rotate vuol dire ruotare e scale vuol dire appunto scalare, nel senso ingrandire o diminuire. Perché vengono chiamate grab, rotate, scale? Perché possono essere anche realizzati semplicemente premendo le iniziali. Quindi, se voi dite G, cliccate su G, istruite Blender a muovere un qualche cosa. R invece istruisce, quindi questo G muove gli oggetti. R ruota gli oggetti. E S li scala, quindi ci sono infiniti modi per ottenere gli stessi effetti. Okay? Facciamo un esempio magari un po' meno ovvio, nel senso che usciamo dalla modalità Edit di questo cubo, quindi andiamo in Object Mode, quindi il cubo è rimasto come l'abbiamo torturato. Andiamo invece nella nostra Monkey, questa, vedete che la Monkey, se andiamo in Edit Mode, vedete che in cima vi compare quanti vertici è composta, 507, e quante linee sono 1005, e poi, apriamo leggermente, le facce, ci sono 500 facce. Okay? Quindi vi dice esattamente quanti sono questi oggetti. Vedete che sono tutte selezionate, sono tutte arancio, quindi tutti i numeri sono il massimo barra 507 barra 507. Ora, se io seleziono soltanto
soltanto un vertice, vedete che vi compare uno sulla selezione qua sopra. Molto spesso si usa un comando che si chiama select unselect e viene rappresentato dalla A. Quindi cliccando su A, mentre siete in edit mode, quindi se io clicco A, lui toglie tutte le selezioni una volta e poi se lo ripremo mette tutte le selezioni. Quindi consente di aggiungere o togliere tutti i vertici alla selezione. Quindi ad esempio se noi adesso abbiamo vogliamo intervenire soltanto su dei vertici, ad esempio sui vertici dell'orecchia, che è questa. Praticamente possiamo, innanzitutto riprendiamo il nostro manipolatore freccia, ci muoviamo con le tecniche che abbiamo detto e magari proviamo a vedere di selezionare praticamente tutte le linee. Ecco, qui ci va un pochino di pratica, no? Per capire come fare. Ad esempio, questo qua. In questo modo vedete che io ho selezionato un anello completo di linee e questo l'ho fatto usando la selezione qui dei punti e poi andando con Shift a fare tutte queste operazioni. Okay? Avendo selezionato tutte queste linee, posso agire su queste righe in un colpo solo, quindi potrei ad esempio spostarle tutte, vedete, estrarle fuori. Quindi tutti gli oggetti, tutti i vertici selezionati vengono praticamente mossi nella direzione con cui io le sposto col manipolatore, oppure se io scrivo S, tutti questi vertici vengono amplificati o ridotti. Okay. Oppure addirittura si potrebbe anche ruotarli. Adesso è un po' assurdo, cioè fare grosse manipolazioni di oggetti, ma vedremo che queste tecniche in piccolo servono. Okay. Quindi siamo sempre nella manipolazione elementare, che è quella che si basa tutto sulla selezione. Okay. In realtà, oltre alla selezione col tasto destro, ci sono altri sistemi per selezionare in Blender. Quindi innanzitutto, ad esempio, può essere, deselezioniamo tutto e magari a volte può essere più utile selezionare le facce. C'è la modalità C e B, dice giustamente Elo Dea Funizia, che sono dei metodi di selezione che a volte possono essere più comodi. Proviamo a selezionare con delle facce, no? Quindi clicchiamo sulle facce, quindi qui possiamo, col tasto destro possiamo selezionare una faccia piuttosto che un'altra. Ah sì, c'è anche quel terzo che è il metodo del lazzo. Ok, allora, è possibile selezionare anche con una selezione che viene chiamata border, cioè la B. Quindi la prima è la B. B vuol dire bordo, quindi selezione per bordo. Allora, selezione con bordo, facciamo A e quindi togliamo la selezione, permette praticamente, se io clicco B, B di bordo, vedete che il cursore diventa associato a delle linee orizzontali e verticali. Quindi praticamente posso, cliccando col mouse e trascinando, definisco un rettangolo. Allora, cosa succede? Che viene selezionato tutte, in questo caso le facce, che sono all'interno del rettangolo che ho delimitato. Questo diventa interessante, no? Perché così si possono selezionare tanti vertici senza selezionare singolarmente. Quindi, ad esempio, qua, se io voglio selezionare tutte le facce di questo orecchio, posso anche fare il bordo e selezionare così. Okay? Quindi vedi che ho selezionato tutte quelle che sono all'interno della mia selezione. Però attenzione, il retro dell'orecchio non viene selezionato, viene selezionato solo ciò che viene visto. Allora, questo a volte può andare bene, a volte non va bene. Quindi, a seconda delle situazioni, uno volendo vorrebbe selezionare anche le cose che non vede. Allora, la selezione delle cose che non vede, e col bordo è importante, si ottiene abilitando questo tasto. Quindi questo tasto, se cliccato, quindi se bianco, seleziona anche le parti nascoste del mio oggetto. Quindi, ad esempio, se io facessi la stessa selezione, quindi deselezioniamo tutto, poi facciamo B e poi selezioniamo tutta questa, voi vedrete
che andando dietro mi ha selezionato anche il retro. Sì, il wireframe è anche un'altra alternativa che permette di ottenere lo stesso effetto. Dipende poi da come uno gli piace, quindi il wireframe si abilita con Z, probabilmente c'è anche un altro modo. Comunque, premendo Z. E però il wireframe vedete che fa vedere, a volte, beh, dipende dalle preferenze. A me non è che ecciti molto, ma insomma, per alcuni è più chiaro. Praticamente, premendo il wireframe si vede tutto l'oggetto senza, diciamo, nessuna, come se non ci fossero le facce, si vede completamente trasparente. Mentre invece vi faccio notare che se faccio Z, si vede l'oggetto tutto vestito praticamente. In pratica Z denuda l'oggetto togliendogli tutte le facce. Allora a questo punto qua, poi dopo la selezione diventa identica a prima, nel senso che se faccio B e seleziono delle facce, lui seleziona sia davanti che dietro. E se, non so se ci avete fatto caso, quando entro o esco dal wireframe mi sparisce la selezione delle facce nascoste. Questo perché in wireframe non ci sono facce nascoste. Ok? Quindi che se sono altri sistemi per selezionare. Tra l'altro, se io voglio selezionare contemporaneamente delle parti a destra e delle parti a sinistra, posso, dovrebbe funzionare, posso miscelare. Come va adesso? Sempre male? 1, 2, 3. Sentite. Allora, stavo dicendo, se voglio unire, posso, tenendo selezionato delle parti, posso andare da un'altra parte e ripetere la selezione con B. E vedete che man mano aggiungo dei punti in selezione. Quindi aggiungo la cosa lì, poi aggiungo B, la parte di sotto della mia scimmietta e così via. Quindi qua anche qui ci va molto esercizio, per imparare come selezionare, no? E scegliere qual è la tecnica che vi piace di più. Un'altra tecnica ancora che hanno evidenziato prima è la tecnica a pennello, quella che viene chiamata C. La tecnica a pennello, non so quanti di voi la conoscono, è abbastanza elegante perché permette di spennellare le cose che si vogliono selezionare. Quindi magari togliamo la visione dei nascosti, deselezioniamo tutte e abilitiamo la selezione a pennello, quindi premiamo C. Vedete che quando premo C esce fuori, ecco quello che dice Thunder Don, un evidenziatore. Io, vabbè, lo chiamo lo stesso, comunque evidenziatore è un pennello, perché si spennella. Spennellando cosa vuol dire? Che se io spennello col tasto sinistro, man mano, mentre tengo premuto il tasto sinistro del mouse, lui aggiunge in selezione, no? Quindi continuo semplicemente a spennellare tutto ciò che spennello, che evidenzio, praticamente si aggiunge la selezione. Se invece premo il tasto centrale del mouse, si ottiene la cancellazione delle cose su cui sono, cioè viene tolta, non la cancellazione, la selezione alle cose che sto selezionando. Okay? Quindi in pratica si continua così. Purtroppo, ecco, il difetto di questa cosa è che mi verrebbe spontaneo fare il tasto centrale e poi muovermi, no? Però qua il tasto centrale in realtà cancellerebbe. Quindi devo uscire un attimino dalla modalità di spennellatura e per uscire basta che premo invio, il tasto invio, e quindi a questo punto, mi muovo da un'altra parte e poi devo riabilitare il pennello e poi posso proseguire. Completo con invio e poi vado avanti con C e quindi continuo a spennellare invio C spennello. Ora, se invece di premere invio premo ESC, vabbè, adesso non sempre, comunque l'ESC in quelle combinazioni, in quelle situazioni di solito fa l'undo dell'operazione, nel caso del pennello no. Okay. Quindi abbiamo visto quindi vari sistemi di selezione, quindi selezione con il tasto destro e Shift più tasto destro. Abbiamo visto la selezione a bordo, quindi bordo più rettangolo, no? Più Enter. E
Abbiamo visto la selezione con il pennello, quindi C più clic, quindi tasto sinistro o tasto centrale, Enter. E qual era? Ah, ecco, c'era quello, il metodo di selezione con l'ASO. Facciamo, vediamolo. La selezione con l'ASO, com'è già che si abilitava? Chi che me l'aveva detto prima che lo usava? Era con il cursore sinistro, quindi no, con lo shift mi sembra. No, alt. Uff, mi dici come si faceva? Non me la ricordo più. E lo uso poco. Ah, control, perfetto. Allora, il lazzo si abilita col control, quindi se voi se vi mettete in un posto e poi fate control e tirate. No, non è control qua, forse non funziona. Forse non funziona. Ah, sì, funziona. Aspetta, riprovo. Sì, adesso funziona. Prima non funziona. Quindi adesso ho premuto il control e contestualmente sto muovendo il mouse, quindi delimito un'area e tutte le facce all'interno di quell'area vengono selezionate. Però magari forse funziona meglio con i vertici, quindi qua, se voglio selezionare solo questi vertici qua, faccio così e mi seleziono praticamente i vertici. Poi se ne ho selezionate di troppo, faccio, come sapete, il shift tasto destro e oppure con tutti gli altri sistemi, oppure aggiungo dei vertici e così riesco a selezionare tutto quello di cui ho bisogno. Okay? Allora, vedete che questa, la selezione degli oggetti in Blender si può fare in molti modi diversi e molto flessibile. Se state imparando Blender, sceglietene una, quella che vi sembra più facile, e usate questa. Di solito per gli inizianti la selezione più semplice è quella col tasto destro. Quelli che stanno iniziando. Ok? Allora, adesso facciamo un piccolo esperimento, nel senso che partiamo da zero e proviamo a cancellare e proviamo a costruire un piccolo tavolino. Quindi proviamo a fare proprio una cosa proprio rozza, grezza, che però può dare un attimo. Tavolino proprio brutto perché io faccio cose elementari anche in questa lezione soprattutto. Quindi il tavolino è composto da quattro cilindri su cui sopra è appoggiato un semplice parallelepipedo, cioè un piano, eccetera. Quindi cosa facciamo? Cominciamo a cancellare il nostro cubone iniziale. Vediamo magari la scena dall'alto. E proviamo a mettere in un certo punto, quindi clicchiamo qui e facciamo Shift A e inseriamo un cilindro. Okay? Vedete che il cilindro l'ha messo allineato verso la cima, quindi questo qui è il cilindro che potrebbe essere una prima gamba del tavolo. Okay? Allora, il cilindro che potrebbe essere la gamba, vedete che però è molto tozzo. Quindi la prima cosa che possiamo fare è di alzare il cilindro, quindi scalarlo verso l'alto. Quindi per scalarlo verso l'alto lo possiamo fare anche in Object Mode, perché sono proprietà generiche di tutti i cilindri, quindi non andiamo praticamente quasi neanche in Edit Mode. Ciao! Andiamo in, diciamo semplicemente S, quindi scaliamo lungo la Z, quindi SZ. E poi vogliamo farlo diventare, ad esempio, 3 volte più alto. Quindi invece di scalare con il mouse, che non si sa bene di quanto sto scalando, posso anche dire 3, no? Quindi l'ho scalato 3 volte, è diventato 3 volte più grosso. E poi ho premuto il tasto sinistro. E quindi ho ottenuto fondamentalmente un primo cilindro fatto così. Qui vedete che la vista in prospettiva non è bellissima perché ci fa vedere bello, però non sappiamo dov'è. Quindi noi semplicemente la vediamo col 5 e togliamo la prospettiva. A questo punto, la cosa bella sarebbe di duplicare questa gamba in modo tale che ce ne siano 4 di gambe, no? Quindi lo facciamo in modo molto semplice. Avendolo selezionato, facciamo un comandino che non vi ho ancora detto, si chiama Shift D. Shift D duplica l'oggetto. Quindi nel momento in cui faccio Shift D,
L'oggetto, vedete, è già in movimento, quindi se io muovo il mouse, l'oggetto si sposterebbe in un'altra posizione. Visto dall'alto, io adesso ho preso la vista dall'alto, appare come un cerchio, ma in realtà è un cilindro. Se io voglio che sia allineato lungo l'asse rosso, basta che sarebbe l'asse X, lo vedo qua sotto, vedete che l'asse X, basta che prema X e quindi lui si muove solo lungo l'asse X. Ecco, poi una cosa che non abbiamo visto la volta scorsa, ma che permette di fare movimenti un po' più precisi, è intanto che si muove, è di cliccare ad esempio il tasto Shift. Il tasto Shift permette di muovere le cose in maniera molto più fine, quindi una specie di demultiplica del movimento, oppure Ctrl che muove l'oggetto solo lungo le posizioni della grid. Quindi questo, usare il control, ad esempio, diventa molto utile perché vi permette di allineare con abbastanza precisione. Quindi, per esempio, noi lo mettiamo qua. Okay? E poi, una volta usato il control, ho trovato il punto giusto, premo il tasto sinistro e quindi lo lascio. Poi potremmo anche selezionare insieme, dunque vediamo tasto destro, Shift, quindi vedete che anche qua funziona con lo stesso sistema di selezione dei vertici, seleziono tutti questi due oggetti e posso fare Shift D per duplicare tutte e due le gambe. E poi le sposto in giù, quindi premo Y e le sposto in giù, quindi sempre con Ctrl, e le posso mettere praticamente in fondo. Okay? Quindi vedete che ho creato fondamentalmente quattro cilindri. Okay. Poi la cosa interessante può essere quella di metterci sopra il tavolo. Quindi praticamente cosa faccio? Devo, sempre in Object Mode, metto il mio cursore in un punto opportuno, topico. Ah, qui, ecco, se per caso i manipolatori vi danno fastidio, vedete che in questo caso questo manipolatore, che è la freccia, non mi permette di mettere il mio cursore perché sto muovendo la freccia. In questo caso potete anche cliccare qua sotto per rimuovere il manipolatore e quindi avere la possibilità di cliccare esattamente dove vi interessa. E questo vi nasconde il manipolatore. Okay. Una volta che il cursore, vedete che adesso il cursore è messo a metà e dove c'è il cursore praticamente comparirebbe il piano, no? Il piano del tavolo che voglio fare. Adesso questo è un tavolo stupido e non è in proporzione, ma non preoccupate. Allora, adesso questo per vederlo esattamente nella posizione giusta, posso vederlo dal lato, quindi con la visione 1, rimetto eventualmente i miei manipolatori e poi posso tirare su. Devo selezionare, allora A deseleziono perché lui mi tirerebbe su tutto ciò che è deselezionato e poi mettendo lì posso. Ah no, ecco, facciamo così. Lo sposto semplicemente cliccando, quindi lo metto qui in alto e verifico se è nella posizione più o meno giusta. Questa posso anche verificare col Ctrl-Alt-Q che vi ho fatto vedere all'inizio. Vedete, allora se è nella posizione giusta, vista da di fronte il cursore compare esattamente a metà fra le due gambe. Di lato dovrebbe comparire a metà fra le due gambe e dall'alto si vede che compare esattamente in centro alle quattro gambe. A questo punto, una volta che sono contento della posizione tipicamente di questo cursore, posso aggiungere, fare Shift A e posso aggiungere per esempio, un piano. Vedete che aggiungo un piano. E questo piano lo allargo con S, ho fatto S e l'ho allargato e quindi ho messo praticamente il piano sopra le mie quattro gambe. Adesso questo è soltanto come esercizio per quelli di voi che non l'hanno mai fatto, per vedere se riescono ad allineare degli oggetti. Quindi se non fate adesso in tempo reale con me, lo fate poi magari con calma. E ultimissima cosa, andiamo a provare a dare un po' di spessore a questo a quel tavolo che sta sopra. Quindi andiamo in modifica, quindi selezioniamo la superficie, andiamo in modifica e poi lì selezioniamo la faccia che sta sopra e
Una delle tantissime tecniche che si possono fare per dare una tridimensionalità a questo piano, a questo foglio di carta, è quella di estrudere, cioè estrudere vuol dire che quel piano viene tirato in su, un po' come si fa in SketchUp, non so se la conoscete, SketchUp, che c'è una funzionalità di estrusione automatica con cui si riescono a fare in 2 secondi gli edifici. Ce l'ha anche un pochino Blender, anche se non è così potente come in SketchUp, e si chiama appunto estrusione. Quindi qui basta premere mentre sono in edit mode E, e poi premendo E vedete che posso tirare su, e poi faccio Z in modo tale da no, E parte subito perpendicolare al piano, quindi siete già perfettamente perpendicolari, e potete a questo punto avere, diciamo, il vostro chiamato tavolino, tempietto, insomma, quello che è. In questo modo praticamente voi unite vari pezzi e li mettete insieme. Però attenzione, facendo in questo modo, voi avete un oggetto composto da uno. Dunque, andiamo in Object Mode. Io uso Tab per spostarmi velocemente tra Object Mode ed Edit Mode, no? Cioè facendo Tab praticamente si riesce a fare questo movimento. Quindi per unire, l'obiettivo è di avere non 4 o 5 oggetti distinti in questo caso, ma di averne tutto insieme. Quindi bisogna unire, fare il join di questi oggetti. Quindi basta selezionare con una delle tante tecniche simili a quella che abbiamo visto prima, selezioniamo con Shift il tetto, e poi facciamo Shift tutte le varie colonne, e poi se non vado errato dovrebbe essere Ctrl J, esatto, Ctrl J, che ci fa la unione di tutti gli oggetti e forma un'unica mesh. Quindi a questo punto abbiamo un oggetto che è questo tavolo. E questo tavolo, a questo punto, si può poi, può essere un oggetto che possiamo esportare e poi portare direttamente qui in Second Life. Prima però di esportarlo, facciamo ancora un piccolo ragionamento di normali. Voi le normali le conoscete, il concetto di normale? Sicuramente i newbie no. Però vale la pena di parlare velocemente di che cosa sono i normali. Allora, i normali sono fondamentalmente delle specie di frecce, diciamo vettori sarebbero, che descrivono qual è la direzione, l'orientamento delle singole facce di una mesh. Ogni faccia ha una direzione, un orientamento. Questo orientamento è la direzione attraverso la quale la faccia viene vista, diciamo, piena. Se vedete la faccia dalla parte opposta, la faccia viene vista vuota. Quindi, affinché l'oggetto venga visto come si vede normalmente nella realtà, occorre che tutte le normali vadano verso l'esterno, le normali di un oggetto. Le normali, appunto, normali tra l'altro in geometria vuol dire proprio viene rappresentata come una freccia che esce dall'oggetto perpendicolarmente. Se invece di uscire dall'oggetto entra dentro l'oggetto, non va bene. Allora facciamo Ctrl-Alt-Q, ci riusciamo, Ctrl-Alt-Q, così vediamo il nostro specie di tempietto e proviamo a vedere queste normali. Allora, per vedere le normali occorre in realtà essere in Edit Mode, quindi vedete che se sono in Edit Mode vedo tutte le facce, seleziono tutto, okay, tutte queste facce. E poi estendo, quindi qui praticamente abbiamo questa più che vedete sulla destra, che si può abilitare anche premendo N, quindi con N si apre e si chiude questa costolina sulla destra, e sulla costolina sulla destra a un certo punto sotto Mesh Display c'è proprio Normals. E le Normals si possono vedere normali sulle facce, e vedete che cliccando sulle normali delle facce si vedono comparire delle specie di peli azzurrini. Questi pelini si vedono poco perché sono lunghi 0,1, quindi per vederli meglio occorre mettere una dimensione più lunga, per esempio 1. Vedete che avendo messo, per dire, 1 dimensione di questi pelini, capelli, e se le normali sono tutte giuste come il nostro caso,
Vedete che vanno tutte fuori dalle facce corrispondenti. E se invece vedete che alcune di queste facce non hanno il capello corrispondente, vuol dire che le normali sono sbagliate. Allora, in quel caso, se le normali, possiamo fare anche un esempio di... vabbè, poi ci sono tante tecniche che spiego meglio dopo. Adesso non sto a spiegarvi come ho fatto a selezionare solo questa gambina del tavolo. Comunque, se selezionate una serie di facce, quindi avreste potuto anche selezionarle con la tecnica del B che abbiamo visto prima, quindi andando qui, tipo, selezionate anche le cose nascoste, poi con B selezionate, ecco, questa è anche una tecnichina per selezionare solo questa gamba, e poi qua, tra le tante opzioni che avete sulla sinistra, trovarla perché adesso le hanno messe. Ecco, qui c'è un'opzione che permette di invertire la direzione delle normali. Quindi io adesso forzo, faccio finta di avere delle normali sbagliate, quindi le inverto e quando ho invertito le normali, vedete che c'è qualche cosa di strano in questa gamba. Cioè, quindi la gamba apparentemente, se la guardate, sembra normale rispetto alle altre gambe. In realtà vedete che è un pochino più scura, vista così. Ma se venisse fotografata o venisse creata in Second Life, diventerebbe completamente invisibile, perché si vedrebbe tutta, anzi, ancora peggio, si vede rivoltata come se si vedesse l'interno, che è un effetto normalmente spiacevole. Quindi in questi casi conviene, se ci sono delle normali sbagliate, conviene metterle a posto, e si mettono a posto o andando in questa opzione, selezionando le facce sbagliate, e dicendogli, ad esempio, Recalculate è un'opzione che ricalcola i normali cercando di farlo uscire tutti. Quindi ricalcola i normali e fa uscire tutti, e questa, diciamo, è una tecnica abbastanza normale. Oppure, se ne avete solo alcuni di facce che hanno le normali invertite, basta che selezionate la faccia e di solo selezionando quella faccia gli dite Flip Direction e vedete che potete controllare il capello associato a quella faccia. Comunque, conclusione di tutto il discorso è che voi dovrete averlo i normali tutti a posto, altrimenti l'oggetto non va bene. Cos'altro dire ancora prima di lasciare questa cosa qua? Ancora soltanto il concetto di smoothness. Allora, per vedere, di smoothness vuol dire di quanto liscio è l'oggetto. Allora, il fatto che un tavolino, un tempietto di questo tipo sia, diciamo, sia tutto squadrato come il tetto può anche andare bene. Infatti, noi se facciamo una foto di questo oggetto, magari lo facciamo. Adesso qui non vi ho spiegato tutto il movimento della camera, eccetera. Comunque, supponiamo di fare la foto di questo oggetto. Vedete che qui ci bisognerebbe mettere tutta le luci a posto. Magari, vabbè, era giusto per farvi vedere il concetto di smoothness. Non so se vedete che la cima del tavolo è completamente liscia, ma diciamo, il tavolo, il tempietto, insomma, invece la parte relativa alle gambe, vedete che ci si vedono distintamente tutte le facce, che sono praticamente come fossero delle lamelle. Questo non sempre è voluto, no? Allora, per evitare che si vedano quelle lamelle, si può lisciare la superficie soltanto dei cilindri. Quindi praticamente si va in Edit Mode, si selezionano soltanto i cilindri, quindi noi facciamo anche con B, ecco qua, quindi abbiamo selezionato tutte le superfici curve, tipicamente hanno questo difetto, e poi si va qua dove c'è scritto smooth e si fa lo smooth tra l'altro adesso ultimamente hanno messo smooth sia delle facce che delle linee che dei vertici. Proviamo a farlo soltanto delle facce, che dovrebbe essere la parte che ci interessa.
E quando facciamo la foto di questo oggetto, vedete che diventa liscio anche tutto il nostro, anche le gambe. Quindi siamo riusciti quindi a rendere, quindi ad avere un effetto, diciamo, più piacevole. Quindi riassumendo, adesso vi ho fatto una carrellata abbastanza densa di cose. Sono tutte cose che trovate nei corsi elementari su internet, no? Che parlano di come si modificano i vertici, come si muove, come si fanno tutte. Quindi abbiamo visto in breve. Sì, la parte di base comunque siamo alla fine, perché devo iniziare l'altra. Quindi abbiamo detto fondamentalmente come si fa a fare la select, come si selezionano degli oggetti con tutte le varie modalità di selezione. Ciao! Ci abbiamo visto anche come si può quindi muovere, ruotare, aggiustare, insomma, le varie cose, e abbiamo visto anche le normali, abbiamo visto prima, quindi come si vedono le normali, quindi si vedono attraverso questo menu di destra, dove a un certo punto quando si è in edit mode si vedono questi capelli degli oggetti, che sono importantissimi, e abbiamo provato a vedere come comporre insieme degli oggetti elementari. Quindi abbiamo allineato anche grazie al quad degli oggetti gli uni agli altri, e per ottenere insomma delle figure quasi regolari. Abbiamo usato poi anche il Ctrl J selezionando più oggetti. Con Ctrl J questi vengono miscelati insieme. Ok, allora direi che questo è per la prima parte di questa serata è tutto. Scusate se non vi ho fatto fare tante domande, ma se ci sono delle cose soverchie, se sono cose estremamente poco chiare, possiamo cercare poi di chiarire meglio alcune parti. Poi non so se quanti tra di voi ma li conoscevano già questi argomenti, che magari si sono, oppure persone che le hanno trovate troppo difficili. Magari se mi date un piccolo